su! World of Final Fantasy. Ok, questa è tutta la nuova genetica nome. Comunque, oggi che ci sono su World of Final Fantasy, ragazzi, dobbiamo continuare la modalità storia, ovviamente, perché cosa continuiamo, se no... così, vabbè, comunque, ragazzi, c'è un caldo veste, chiedo scusa se... Chapter 12. Vabbè, questo filmato l'abbiamo già visto l'ultima volta, ragazzi. Abbiamo cos'è che volevo dire? Abbiamo completato il capitolo. Capitolo 13. Mi sono già dimenticata. Comunque, oggi dobbiamo fare il capitolo 13. Io direi di saltare la scena, però direi di non farlo perché mettete che qualcuno ha visto lo scorso episodio. E quindi continuiamo. Where are we now? I don't think we're in Nibelheim anymore. Not by a long shot. For starters, why don't we take a look around? Mom bombs! That is one deep swamp. Maybe we shouldn't go this way after all. Stavo dicendo, ah sì, volevo dirvi, vi chiedo scusa se l'ultima volta avevo detto che adesso cominciavo a partire a video sparati e poi non ho fatto niente, ma è per il fatto che siamo gli ultimi giorni di scuola e quest'anno è stato più difficile dell'anno scorso, quindi capite. Capitemi. Ribbit. What's with this toad? Is it a mirage? Because it doesn't act like one. Ribbit. Toadies? Of the course I do. Listen, you can tell from his accent that he's been the toad cursed. He's a guy? They have accents? Obvious, Billy. Ribbit? Ribbity the ribbity tip? The ribbit? Ribbit. Ribbit. What'd he say? From what I gathered, it sounds like that golden toad over there is the Fibian with a curse on him. Oh, so all we have to do is defeat it. That's the correct. First off, you need to the imprisonment the same as always. Okay, we got this. Careful, you don't get toad cursed. Huh? You mean you're not coming? Well, it's game over if we both go full toad, right? Right. Bene, l'ultima volta eravamo rimasti a questo punto. Rain e Asopira hanno abbandonato la squadra perché avevano incontrato questo rospo viola con il ciuffo biondo e la bandana che non sappiamo chi sia, anche se ovviamente so chi è perché ho già giocato il gioco. E appunto per farlo ritornare umano dovevamo catturare il rospo dorato, così da costringerlo a liberare la maledizione dall'incantesimo, sempre più che ovvio. E quindi vediamo di far fuori questo ranocchio, principe ranocchio. Sembra un principe ranocchio, ma non è. Ribbit. Whoa, is it just me, or does he look miffed? Mom, where did you learn to talk like that? You need to go to wash your mouth out with a bar of soap. What? Dude, what did I say? Non bisogna mai parlare un'altra lingua se non sei una città. Comunque, non mi ricordo, avrei dovuto usare scan, che dici? Abilità, Dio signore, non ho scan. Va bene, proviamo forse con continuare ad attaccarlo. Non mi ricordo più, ragazzi, aiuto. Ah, ok, bastava colpire più volte, pensavo sentisse l'abilità apposta, invece no, solamente colpire, perché ci sono quei viaggi qui, basta solo colpirli, altri cui continuando più che altro, però sempre più avanti, bisogna fare altre cose. Ora, a quanto pare abbiamo preso più tutto questo, meglio, va! Abbiamo catturato il Fortune Ghost, si chiamava? Ora che... con la nostra mini baby moth e la piccola mandragola. Ok, ce l'abbiamo fatta.
Vediamo che dice. Fortunospo. Oddio. È l'evoluzione di qualcosa. E non so cosa. La trasfigurazione ce l'ho studiato, sono ritrovata a Pokémon. Come se non bastasse la fortuna di imbattersi in questa rara creatura, si dice che chiunque riesca a vederla possa esprimere tre desideri. Che magari non si avveranno, ma esprimerli è comunque gratis. Ah, quindi è come quando tiri la monetina del pozzo, cioè esprimo desiderio, oppure quando passa la strada cometa, dici esprimo desiderio, vedrai che si avverrà. Uso il mio preferito, mi piace. Ok, vediamo che succede se lo lasciamo con Safi, se mi fa comunque fare la cosa. You guys seriously just saved my life. Oh, the name's Snow. I came to butt kick the big jiggle lurking in the swamp. And then along the way, I saw this awesome golden toad and thought, man, you don't see too many of those, but who knew? The things are contagious. So then Toad Me was all like, what am I even gonna do? Could I really eat flies or live on lily pads? Deep questions. But then you all came along and saved my warts. You guys are the best, for real, bro. Dude, I have no idea what's wrong with you, but as long as you're happy. Did Mom just find someone he can talk down to? Never thought I'd see the day. So, what's your deal? Where are you from? You say you got swept here all the way from Nibelheim? Wow, here I thought I had it pretty rough. I mean, Nibelheim, isn't that one continent up? How are you guys even alive? I know, it's so crazy. I guess we're getting kind of pro at it? I don't want to be a pro at it. Anyway, it seems we're the stuck here. All the goop around here makes it the hard to look for a way out. Oh, yeah. Well, you got that right. One false step and psh, you're history. Okay, then how did you get out here, Snow? Just like this. Summoner is way too fancy a word for what I am. Huh? But that's not important. So, what's the game plan? I don't mind showing you the way out if that's what you want. How about you? Are you still gonna butt kick the big jiggle or whatever it was? You know it. It shouldn't be too far from where we are now. So it's like a mirage? Yep. Me and Jiggles have got some history. I gotcha. Then maybe we can help you out. Really? We're sort of on a journey to round up mirages anyway. So basically, the more you butt kick, the more we profit. I got you now. Well, let's team up then. That stupid big jiggle will never know what hit it. Grande Snow con... aiuta Snow a suonare le berbene al budinone. Grande Snow con Stria, bellissimo. Allora ragazzi, incredibile ragazzi, abbiamo scoperto che il gospo viola era niente meno che Snow, per chi non lo conoscesse, è uno dei protagonisti principali di Final Fantasy 13, che io conosco benissimo perché ho tutta la trilogia, quindi abbiamo azzeccato l'unico Final Fantasy che conosco per bene, o finalmente vorrei dire. Allora, qui ovviamente tirate le barre a un centimetro prima vi arrivano i budini e i gospi tutti azzurri, oggi tutti blu. Va bene, stavo dicendo, abbiamo scoperto che insomma avrei un nuovo cospetto. Posso provare a catturare il budino? Adesso catturo il budino, Catturiamo il budino.
Perfetto, anche se non ha l'attenzione, però sì. Già che ci sono, faccio scan sull'idiospo. Sospettavo che qui erano tutti acqua. Infliggi Berserk. Certo, Berserk, a voglia che ti faccio Berserk. Berserk sarebbe, se è come Final Fantasy 12, un'abilità che ti fa fare continuamente attacchi e puoi solo attaccare, non puoi fare magie o altro, puoi solo attaccare. Madonna, lì quindi ho fatto a pezzi. Povero. No, uffi. Allora, dimenticanza dell'eroe, io che mi dimentico di andare da cioccolatte. Che fa un po' di cioccolino perché si chiamava cioccolina in realtà. Quarantezza, panacea, vai. Su Lillipila Rain, che lei mi fa da... Speriamo ci abbia l'esta che la breve ha fatto, ti prego, no! Vabbè, facciamo le fiamme d'Abaddon. E comunque, il fatto che per chi non lo sa, sempre per chi non conosce su Final Fantasy 13, Snow non è un invocatore di stelle, che dico, ma allora perché puoi invocare Stria? Si chiama così quell'Esper, se non mi ricordo bene. Che poi è accoppiato con un altro Esper che si chiama Nyx, Stria e Nyx, che insieme appunto fanno, insomma, si trasformano. Sì, infatti ragazzi, sarebbe o Shiva praticamente, però sono Stria e Nyx, non è coppietto, vedi? Invece di Shiva, per forza di Stria, ci sono Stria e Nyx. Beh, comunque allora, a parte quello. Perché questo? Perché fino a Fantasy 13 c'è questo, ci sono questi particolari esseri. Aspettate, leggo qui. Questo è voluto. Questa è la trasfigurazione di un budino più piccolino, che differenza si sa che sta un centimetro più alto, però. Ok, allora. È estremamente resistente e difficile, quindi ti conviene attaccarlo con la magia. Potrà anche sembrare appetitoso, ma l'apparenza ingannano. Ed è sicuramente più di conservare i coloranti chimici. Beh, sicuramente non mi latterebbe comunque assaggiare un budino blu. No, in verità azzurro. Perché dico blu quando sono io quella che corregge i colori di solito? Cioè, sono seria. Qui, ok, stavo dicendo, perché Snow è un invocatore, ma... perché Snow ha, può evocare un Esper, ma non ha... Non è un invocatore. Perché c'ha l'Esper, ma non è un invocatore? Perché fino a Fantasy 13 ci sono questi particolari esseri che si chiamano Ace, oddio, cado un morbo, quello è un morbo, madonna, è grosso, che cazzo è la trasfigurazione di una piccola mandragola tanto fettuosa, che conosciamo, no, non hai tofettido, no, per favore, fammi questo favore, madonna, è stata la tofettido, ma ho influsso la lentezza, però ha detto ferito, oh vabbè, ok. Cioè io dico grazie a Dio che non mi ha beccato, perché veramente il morbo è odioso per l'alito fetido, perché veramente è uno dei mostri più odiosi di tutta la saga di Final Fantasy, perché appunto con l'alito fetido ti infligge 1000 status maledetti che proprio ti fanno girare le scatole. Ok. E quindi stavo dicendo, in Final Fantasy 13 ci sono queste particolari creature che si chiamano Forsi, che sarebbero, mi sono sbagliato prima, Yis, sono creati di Forsi, però vai a partire di Forsi. Sono queste particolari esseri chiamati Forsi, che sarebbero dei mostri giganti che praticamente controllano tutto, tengono in vita ad esempio le città, tengono in vita, ci sono, si dividono in tipo i Forsi artificiali, tipo del pianeta di Kokon, insomma quelli artificiali si possono chiamare così, del Sanctum. Sì, del Sanctum. E di quelli che sarebbero i cattivi Sanctum, per dire. E altri che sono quelli selvaggi, se possiamo chiamarli così, quelli più mostruosi, se possiamo chiamarli così, o almeno così definisco quelli della civiltà di Kokone, quindi insomma, per quel pianeta lì, che sarebbero i Forsi di Gampus, che è teoricamente Kokone dovrebbe essere un satellite di Gampus, perché ci sta, è più piccolo, e quindi sarebbe una terra che è sotto Kokone, diciamo. E paragonata a Gampus, comunque vabbè, sono un satellite di quel pianeta lì appunto che vi ha chiamato Gampus. Cosa dobbiamo fare qui? Peso, resistenza, acqua. Mettiamo il dragone. Che il peso ce l'ha, ma la resistenza d'acqua è proprio un tubo. Resistenza, acqua. No, no. E quindi questi, forse, cosa stavo dicendo? Sono degli esseri molto, sono piuttosto strani, perché, allora,
Togliamo il dragone che già ho capito che... Sono delle creature piuttosto particolari perché non si sa quando, però comunque quando tipo sono in, in pericolo oppure sono hanno un obiettivo da raggiungere, tipo quelli di Coco pensavano che i forsi di Campus vogliono distruggere Cocoon e quindi cosa fanno? Trasformano gli umani in Is, che sarebbe appunto queste, che appunto... che differenza sono le umani normali? Non c'è nessuna differenza rispetto fisico, a parte il fatto che hanno lo stemma da qualche parte del corpo del forsi che appunto gli ha trasformati in Is, che è stessa soglia 25. Allora rimetto il dragone, no, che altro quanto peso c'è? Signore, vabbè, lo facciamo un'altra volta. Via, niente, ma che genio. Non credo che ci serva per andare avanti. E comunque questi, appunto, queste creature sono appunto hanno uno stemma che raffigura che appunto del Fossi che gli ha dato i poteri. E appunto c'è la differenza, c'è lo stemma del sangue, lo stemma del Gapus, però vabbè, quelli dettagli a parte. E quindi cosa succede? Questi poteri non è che sono proprio regalati, perché i forsi ti trasformavano in Is quando ti affidavano una missione. E praticamente non è tanto bello per darsi dare la missione, perché sì, i poteri sono belli, però non è tanto bello perché se fallisci la missione venivi trasformati in un Sent, non so, io sinceramente non so neanche se si pronuncia così, comunque sono delle bestie che sono più brutte delle creature senza cuore, senza anima, che ormai sono andate, sono delle anime colorate, se possiamo dire, anime spacciate, che appunto sono delle bestie mostruose. Se invece completavi la missione, neanche lì la ricompensa era tanto carina, perché venivi trasformato in un cristallo. Sì, purtroppo la cosa triste era quella. E quando il Forsy ti affidava un'altra missione, tu ritornavi in vita per completarlo. Insomma, questo è un ciclo praticamente interminabile che te non finivi più. E condannato a completare sempre queste missioni maledette. E poi vabbè, per ipotesi 13 nel primo ci sono un sacco tutti le missioni secondarie che riguardano questi poveri Is che non sono riusciti a completare la loro missione. E una volta diventati senti sono diventati di pietra, insomma, delle cose del genere. E quindi insomma, arrivato appunto di fatto di Snow, i sei protagonisti di Via Fantasy 13, guarda caso, vengono condannati, vengono maledetti, insomma, vengono trasformati degli Is di Gapuls, se possiamo dirlo, non The Sanctum, di Gapuls, per dei motivi che poi non vi spiego. Andate a vedere un gameplay, andate a vedere qualcosa, comunque. Sì, nel caso che forse fra qualche anno porterò io anch'io fino a fatto di scrivere, perché riesco a finire il 12 e a finire questo sempre che mi accelerei di più nei tempi. Diciamo che assieme alle abilità incredibili di saper usare la magia nera, magia bella, tipo magia curativa, tutte le magie possibili, i nostri sei protagonisti appunto di Final Fantasy, di Final Fantasy 13, avevano ognuno, cioè quando arrivavano al limite, cioè che non... perché poi dopo io sono... perché sola? It's huge! Snow, which part of this thing is the butt? No, it's all butt! This mountain is so majestic and jiggly! You do realize we're not fighting a mountain. My eyes! It's so the shiny! Beh. Allora, siamo contro questo budinone gigante che sempre riguardo Final Fantasy 13 ricorda un po' quando nel 2 incontriamo Snow che deve far fuori sempre un budinone gigante a ragione, ma sempre lì non vado oltre.
E quindi insomma, avete capito, i nostri protagonisti avevano anche il potere di evocare i loro esper, degli esper, con appunto la, con appunto quando insomma erano in grave pericolo, solo che ovviamente, come diceva le leggende, secondo le leggende lì dicevano che quando tu, no, questo non va bene, quando te evocavi un esper si pensava fossero buoni, no, ti aiutavano subito, invece no, perché era tipo il primo esper che incontriamo è proprio quello di Snorlax, che sono due tastiere in X, però ok. E appunto si evocavano ed erano, una volta scoperti gli altri nemici, hanno subito ad attaccare Snorlax e poi mettono di ammazzare gli esper, non ve lo dico. E comunque, dopo una volta presi il controllo degli esper, si poteva, c'è un'abilità fichissima che posso dire degli esperi per potenti strecci, che te puoi farli trasformare, cioè invece trasformare le cose facevi gli attacchi potentissimi, ma quando ti finiva la barra tipo di attacchi e poi se volevi facevi l'attacco super potente alla fine. Tanto siamo solo a 22 minuti, siamo già al boss del dungeon, solo adesso me ne sono accorto. E ritorniamo pochissimo perché io sono deficiente che non mi sono sistemata con le pile. Ma dettagli a parte, adesso impiegheremo 5 minuti a, speriamo 5 minuti a schiaffeggiare un budino gigante, a caricare a bomba come dice Snow. E vabbè, sono stato un po' lunga a spiegare perché io sono molto lunga a spiegare queste cose, ma spero che abbiate capito che in parole povere che potessi stricci. Yes, posso evocare yes, per punto. Però, cioè, il più bello è che ci ho piegato tanto perché, appunto, mettete che qualcuno non conosce la fase stretch, non ci ha mai giocato. E quindi dovevo spiegare cosa ho unito, quindi dovevo partire dai polsi e vabbè. Perché magari qualcuno si chiede da dove saltano fuori e vabbè, insomma, vabbè. Non è tanto facile, eh. Si allunga? Aspetta un attimo, ma io posso, c'ho le medagliette, c'ho dove sono? Campioni, c'ho i campioni qua. Facciamo ultra eccio, ultra eccio, come si dice in inglese? Ultra eccio, credo che sia ultra eccio, una roba del genere. Banish this darkness. Once and for all. Beh, no, per dire, ho dovuto spiegarlo perché ci possono essere quelli che non sa niente, appunto, realmente, tipo, non penso che tutti quanti sono riusciti a giocare a tutti i Final Fantasy. Cioè, ci sono le persone che magari hanno giocato 5, 7, 8, quasi tutti magari, però non tutti, cioè quelli che hanno giocato tutti credo che avevano una certa età. Tipo io ad esempio non ho mai giocato Final Fantasy 1, il 2, il 3, il 4, il 5, 6, 7, perché sono tutti vecchissimi e io ovviamente e anche tipo per la PlayStation 1 e io la PlayStation 1 non ce l'ho più perché la PlayStation 1 non va più con le TV nuove. E quindi sì, c'è questa sfiga delle maledette televisioni nuove che lo fanno la PlayStation 1. Fortunatamente ci sono ancora i emulatori. È diventato un botto poi, ma ah, mancato. Facciamo un attimo scan, voglio vedere quanto. No, volevo vedere la difesa. Ma è debole a tutto sto burino, ve lo dice adesso. Va bene, allora facciamo sinergia d'acqua, vediamo. Tutto vulnerabile, adesso allora faccio anche le fiamme d'Abaddon. Ma il dragone! Lancio le tue fiammole! Madonna! Ma dovevate dirmelo prima!
Io sono stupida, penso che i budini siano resistenti al fuoco. Che poi, cioè, mi viene spontanea a pensare i budini sono resistenti al fuoco. Intanto noi facciamo pulire, l'ha mandato avanti veloce che sta per cascare. Va benissimo. Dopo sistemo le pile. Cioè, sempre, dopo sistemo le pile. Vai, zanna rossa. Sembra che sono io che dovrei sudare in questo momento, signor Budino, non lei. Sembra che stia sudando, invece è stanco morto. Vabbè, facciamolo fuori, va, che sono passati 3 minuti. Facciamo luce curativa, facciamo, sì, luce curativa, vai Refia, dacci una mano. Ve l'avevo già fatto vedere Refia, non mi ricordo, vabbè, adesso la faccio vedere. Adesso è Rain quella che sta... è cascata, è già cascata, prima che parlasse è cascata. Ok. È un peccato che le musiche non finiscono dopo neanche 20 secondi. Cioè, perché se io vado a vedermi, perché sono andato a vedermi e ascoltarmi la playlist di questo gioco e ci sono quelle musiche che durano veramente anche 4 minuti. E tu non puoi neanche godertele tutte, perché dopo neanche 20 secondi finiscono nel combattimento normale. Allora, adesso vai, sinergia d'acqua. Allora, combo. Non che rimanesse tanto, vai con le fiacciare fiamme d'Abaddon, giusto giusto. Un colpo, praticamente un colpo. Sinergia d'acqua. No, ancora uno. Volevo finire in bellezza. Non finire in bellezza un corno. Ancora sinergia d'acqua. Oh, un paio di pelle, culo. Fuoco fatto, ha fatto 1100. E io che facevo le fiamme d'acqua, ho pensato che fossero più forte, invece fuoco fatto è stra più forte, ma vaffan bene. Allora, adesso... aspetta, sto zitta. Well, we beat it, but yeah, I don't feel like we actually really beat it. I know. It's like we're right back to square one, except nothing about that thing was square. Guess we just didn't kick it hard enough. Snow, what exactly do you have against it again? If I don't keep it in line, it just grows and grows. Once it used to be way, way bigger than this. Attacked my village. Did some serious damage. I found that a nice periodic butt kicking is the best way to keep the big jiggle in check. Sounds like a big, big, big nuisance to me. Well, thanks to you. I was able to smack it around a lot more than usual today. It won't be attacking towns for a while. Anyway, it looks like the swamp up ahead should be nice and dry now. I think you're good to walk. Okay, maybe I'll see you all again sometime. You know, even for a guy who slings around ice magic, he was surprisingly chill. Yeah, I'll say. So, you ready to kiss this place goodbye? I hope that the rest of the easy going.